Ciao a tutti ragazzi e bentornati a 67 Lab. Oggi portiamo in laboratorio questo nuovissimo gimbal per telefono, per smartphone, prodotto da questa nuovissima azienda che si chiama, e spero di pronunciarlo correttamente, Aochuan. Un'azienda cinese appena entrata nel mondo dei gimbal, ma che si sta veramente differenziando da tutte le altre, un po' per la forma del prodotto in sé, che come vedete è un pochettino diverso da tutti quelli che abbiamo visto finora, un po' per le funzioni stesse dello stabilizzatore. Al momento posso affermare che probabilmente questo è il miglior gimbal per smartphone esistente attualmente sul mercato. Andiamo a vedere insieme tutti i motivi. 67 Lab. Partiamo a parlare di questo gimbal dalla forma. Come vedete è un pochettino diversa da tutti gli altri, non ha la classica impugnatura ergonomica per la mano, ma si tratta di un cilindro gommato nella parte bassa con la parte superiore che comprende tutti i comandi e un piccolo display che ci fa vedere lo stato della batteria, lo stato della connessione e la modalità di funzionamento che abbiamo selezionato. Oltre al display troviamo il joystick per i movimenti manuali dei motori, il tasto di accensione, il tasto M che serve per determinate funzioni che vedremo e il tasto di registrazione. Poi sul lato troviamo un piccolo slider che serve a fare lo zoom digitale nell'applicazione e questa rotellina che è quella che ci permette di utilizzare alcune funzioni in manuale, quali per esempio la messa a fuoco. Sull'altro lato troviamo il connettore per la ricarica USB-C. Nella parte inferiore può essere avvitato il cavalletto compreso nella confezione oppure qualsiasi altro cavalletto che abbia l'attacco col passo fotografico. Io che ho le mani molto grandi lo tengo montato e chiuso per facilitare il grip, per facilitarne la presa. Andiamo ora a spegnerlo un secondo così ve lo faccio vedere anche chiuso. Tutti gli assi possono essere bloccati per riporlo nella borsa e una volta chiuso è veramente compatto e anche piuttosto leggero. I motori sono abbastanza potenti, tant'è che ci permettono di andare a reggere smartphone fino a 240 grammi di peso. Una cosa particolare che non ho ancora trovato su nessun gimbal per smartphone è poi la presenza della batteria removibile. Queste batterie sono piuttosto facili da reperire in giro, per cui se abbiamo necessità di avere una maggiore autonomia possiamo acquistarne più di una e tenerle cariche per poterle andare a sostituire. Quando andiamo a svitare notiamo poi piacevolmente che tutta la parte cilindrica è realizzata in alluminio, così come il tappino sotto. Nella parte inferiore, volendo, abbiamo il gancetto per il classico laccetto da trasporto. Io personalmente non lo uso perché preferisco tenerlo in borsa. Oltre al gimbal e al cavalletto, nella confezione troviamo un breve libretto di istruzioni, un sacchettino per il trasporto, il laccetto di cui vi ho parlato prima e il cavo USB-C per la ricarica. Una volta sbloccati gli assi, andare a mettere il telefono in posizione e bilanciarlo è abbastanza semplice. È sufficiente farlo scorrere leggermente nel suo alloggiamento per trovare il giusto bilanciamento. Una volta che abbiamo trovato una posizione, può essere acceso e possiamo iniziare a filmare. E siamo pronti. I movimenti dei motori sono abbastanza fluidi e i motori sono assolutamente silenziosi, come deve essere dopo tutto. Facciamo ora una rapida carrellata dei comandi che abbiamo sull'impugnatura. Partendo dall'alto abbiamo il joystick per i movimenti in tutte le direzioni, che a sua volta è anche un pulsante. Il pulsante serve per passare da una modalità all'altra. La prima modalità che incontriamo è il PF, ovvero Pan and Follow, che tiene il telefono orizzontale mantenendo l'inclinazione. Se premiamo una volta passiamo in Follow, dove tutti i movimenti che andiamo a fare vengono smorzati e inseguiti. Quindi verso l'alto, verso il basso cambia l'inclinazione, destra e sinistra andrà a ruotare. Troviamo poi la modalità L che è Lock, quindi il telefono viene tenuto esattamente nella stessa posizione in cui abbiamo iniziato a muoverlo. E come ultima modalità abbiamo il POV, quindi il Point of View, che segue sia i movimenti orizzontali, verticali che quelli laterali, che le rotazioni che mi fanno ruotare effettivamente il telefono. Lo vedete meglio in questa direzione. Come vedete i movimenti del telefono vengono smorzati anche sulla rotazione, oltre che sul tilt e sul pan. Con la doppia pressione del joystick viene ricentrato il gimbal, mentre con una tripla pressione, quindi premiamo tre volte il tasto, il gimbal passerà nel famoso Inception Mode che hanno un po' tutti. Si posizionerà in automatico in una posizione, dopodiché comincerà a ruotare lentamente. E mentre fa questo movimento potremo andare ad avvicinarci o ad allontanarci dal soggetto per creare il famoso effetto del film.
Scendendo sotto troviamo il pulsante di accensione che con una pressione lunga accende o spegne il gimbal. Se andiamo a premerlo una volta in modo breve, si passa da modalità landscape a modalità portrait e viceversa. Il pulsante rosso serve ovviamente per far partire la registrazione. La doppia pressione del pulsante M serve a fare lo switch tra le due fotocamere, frontale e posteriore. Premendo solo una volta il tasto M si passa invece nella modalità manuale che, come si vede qua nella parte bassa, mettiamoci su una parte scura, ci permette di andare a modificare con la rotellina qualsiasi valore. Con la rotella andiamo a fare la regolazione e con il tasto M si passa al parametro successivo. Si passa dall'EV allo shutter, quindi al tempo di esposizione, gli ISO, white balance, manual focus e zoom, che come dicevo può essere a sua volta regolato con lo slider che abbiamo in questa posizione. Ovviamente si tratta di uno zoom digitale. Tutte queste funzioni sono ovviamente utilizzabili solo nell'applicazione proprietaria, a parte la selezione delle modalità che può essere effettuato con la pressione del pulsante sul joystick, come abbiamo visto, e questo funziona ovunque senza bisogno di utilizzare l'applicazione. Questa cosa è un grosso vantaggio perché oltre a permetterci di utilizzare l'applicazione proprietaria del telefono, della camera, che normalmente ha qualche parametro in più, specialmente se utilizziamo Android, ci permette di utilizzare altre applicazioni di terze parti, come può essere per esempio Filmic Pro, che è una delle più famose. Nell'applicazione proprietaria, oltre a tutto quello che abbiamo detto, abbiamo le varie modalità di funzionamento, quindi video, slow motion, timelapse, fotografie, panorama, e Smart Shoot, che è la classica modalità nella quale ci sono dei preset che ci permettono di fare dei filmati creativi con un solo click. L'applicazione è veramente, veramente completa. Per concludere, sull'applicazione troviamo ancora la possibilità di tracciare gli oggetti, quindi selezionando il rettangolino e tracciando un segno intorno all'oggetto, lui andrà a tracciarlo e devo dire che lo fa anche piuttosto bene. E infine la possibilità di utilizzare il Gesture Control. Il Gesture Control ci permette con un gesto di far partire la registrazione. Facciamo una prova a vedere se funziona. Gesto riconosciuto, mi traccia il volto e una volta partita la registrazione riuscirà a seguirmi. Proviamo anche a spostarci leggermente e riesce a tracciare piuttosto bene anche un soggetto selezionato in automatico. Gli angoli di movimento sono piuttosto ampi. E c'è anche la possibilità, andando a ruotare il gimbal, di utilizzarlo sotto sopra. Anche in questo caso abbiamo disponibili tutte le modalità e si possono fare riprese creative. Adesso, essendo uno stabilizzatore, andiamo a vedere come effettivamente stabilizza l'immagine. Facciamo una puntatina esterna e andiamo a vedere come si comporta con la stabilizzazione nella realtà. Eccoci qua, sono venuto in un parco qua nella mia zona vicino a casa per fare le due prove di cui vi ho parlato. Come vedete ho accrocchiato un pochettino questa struttura con una piccola staffa sulla quale ho montato la Osmo Action che registrerà senza il Rocksteady abilitato, in modo da poter vedere la stabilizzazione del gimbal comparata a un filmato non stabilizzato. Tutti i filmati saranno fatti con l'applicazione AC Play, quindi l'applicazione proprietaria. Andiamo a provarlo nell'ordine, farò una camminata normale, una corsa e il famoso ninja walk, il passo felpato. Camminata. Corsa. E ora ninja walk. E quella che vedete adesso è la modalità verticale per fare storie su Instagram o quant'altro. E ora Inception Mode con la telecamera frontale. Visto che ci siamo, facciamo anche una prova di tracking del soggetto. Andando a cliccare sul riconoscimento, lui fa già un frame, riconosce già in automatico il volto. Una volta fatto questo, è sufficiente
selezionare il volto oppure tracciare un rettangolo sul soggetto da seguire. E direi che segue abbastanza bene. Con questo direi che tutte le prove sono terminate, quindi torniamo in laboratorio e traiamo le nostre conclusioni. A tra poco! Rieccoci in laboratorio per le considerazioni finali. Ci troviamo di fronte a un gimbal per smartphone veramente veramente bello. Mi piace tantissimo l'estetica, e vabbè, questo è un gusto personale, è molto comodo da tenere impugnato, specialmente se gli si lascia sotto il piccolo treppiede compreso nella confezione. La stabilizzazione è veramente veramente buona, sia in condizioni di movimenti lenti, sia in condizioni di movimenti un po' più aggressivi come possono essere la camminata o la corsa. La possibilità di utilizzarlo con qualsiasi applicazione, in qualsiasi modalità, grazie al pulsantino che ci fa scegliere le modalità e soprattutto al display che ci ricorda in che modalità siamo, è un'applicazione molto completa con la quale riusciamo a fare ogni tipo di ripresa e abbiamo la possibilità di controllare il tutto, tutti i parametri in manuale con l'ausilio di questa rotellina che è veramente comoda. In verità io sono un po' pigro e giro quasi sempre tutto in automatico, ma per i più bravi sicuramente sarà un grosso punto a favore. L'applicazione in sé è molto stabile, non crasha, non dà problemi. Il gimbal in sé è molto stabile a livello di funzionamento, intendo. Difficilmente abbiamo degli impuntamenti a meno di movimenti veramente bruschi o di raggiungimento dei fine corsa meccanici che abbiamo sui tre assi. Ma con un po' di attenzione e creatività riuscirete sicuramente a tirar fuori dei filmati veramente interessanti. Leggero, compatto quando chiuso, molto facile da bilanciare, direi veramente un ottimo acquisto. Dovessi consigliare ad oggi un gimbal per telefono, consiglierei sicuramente questo. Dove lo potete acquistare? Se siete interessati non lo troverete su Amazon. Dovrete andare sul sito ufficiale che vi lascio in descrizione e che trovate scritto qua sotto, che effettua spedizione gratuita in tutto il mondo. Come vi ho già detto, in questo momento sul sito troverete solamente questo prodotto, lo Smart XR. Ma vista la qualità, spero vivamente che facciano uscire qualcosa di più grande da utilizzare per esempio con la vostra macchina fotografica o con la vostra action cam. Mi terrò sicuramente in contatto con l'azienda in modo da sapere le novità in anteprima e ve le farò eventualmente sapere. Anche per oggi abbiamo finito, da Andrea e da 67 Lab è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale che è il modo migliore per sostenerlo e per permettermi di portare contenuti sempre più interessanti. Grazie per aver guardato il video, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!